E dunque eccoci tornati in diretta dal circuito dell'Hockenheimring, Formula 2 che sbarca in Germania, Formula Open che sbarca in Germania, tutto pronto quindi per questo quinto round stagionale, quattro finora le gare disputate con davvero diversi volti, vincitori, piloti che nella top 10 partono tutti con le mescole medie, tranne Giovi, quindi attenzione a rilasciare la frizione, poiché ha puntato per le hard, il pilota ha ottenuto la pole sotto la qualifica bagnata, semafori che si spengono in questo momento, attendiamo solo il via, il rilascio della frizione per l'attacco a curva 1, sta piantato, no, Giovi ovviamente con l'arte, mentre c'è stata una falsa partenza di Lunadix e viene sfidato da tutto il gruppone. Giovi però ottima la progressione, si tiene la prima posizione in curva 1, affronta tutti quanti in curva 1 andando ad insidiare Lunadix che è sceso fino alla quinta posizione, gruppone che arriva a curva 2 con Zampi che stava per tamponare l'avanzata con un po' di parapiglia nelle retrovie con tutti i piloti che non hanno potuto disputare la qualifica poiché partecipanti ai campionati ufficiali che stanno cercando di risalire il gruppone. Lì davanti Speri va ad insidiare Poz Luca, si infila anche Andre 26 in un spazio interno che effettivamente non c'è, cerca di resistere all'esterno Poz Luca, ma ringrazio in questo modo Andre 26 in trazione, c'è davvero spazio anche addirittura per Lunadix ed Advanced Apple che insidiano e sopravanzano Poz Luca, grande la manovra di questi quattro piloti, tutto sommato in sequenza Speri, Andre, Advanced Apple e Lunadix che hanno sopravanzato la Alfa Romeo del povero Poz Luca che forse ha un danno sulla... un danno lieve oppure un inizio davvero molto difficoltoso. Lì dietro anche una McLaren fa un'escursione abbastanza vigorosa. Grande il parapiglia con addirittura Zampi che sta cercando di insidiare suo amico. Intanto è lungo di una Racing Point di Miki Budo che ha il contatto strettamente vicino, ingaggiato, ingarellato con Ted 95 e la sua McLaren all'esterno. Torna in box anche l'altra McLaren, quella di Raffo Idex, e i due piloti proprio della scuderia inglese nei campionati ufficiali con la Sport League. Per un avvio. C'è Brian Raffaele che è in grande difficoltà, ha perso un sacco di posizioni. Brian si è scattato dalla settima posizione, adesso è dodicesimo. Dietro lui è rimasto solo Ferra che lo tampona. Non so se Brian ha frenato troppo in anticipo. Ferra è arrivato esageratamente lungo. Fatto sta che lì davanti, intanto Dede sopravanza Zampi, quindi si mette nel panino delle Alfa Romeo. Un avvio molto rischioso, pericoloso, difficile da definire in generale perché abbiamo avuto piloti davvero all'esordio in questa Formula Open come Giovi, lo stesso Lunadix ed anche Poz Luca, tutto sommato che non partecipano ai campionati ufficiali che sono, penso Lunadix, a digiuno pesantemente sui campionati, sul titolo a ruote scoperte con le vetture di Formula 1, per lui qualche appuntamento alle Formula 2 e quindi stando lì davanti in difficoltà contro dei cani randagi come Fit Andre 26, perché spero insomma pilotoni della Sport League che si stanno giocando il titolo, si stanno giocando diversi punti, si stanno giocando davvero delle belle prestazioni nei campionati ufficiali. C'è mezza Sport, un 10 grammi di Premier League e un cucchiaino, una manciata di piloti non partecipanti ai campionati ufficiali in questa serata. Advanced Apple, grande per lui il traverso in uscita da curva 1 che sarà soggetta di grande osservazione nel corso della prossima settimana quando i campionati ufficiali torneranno in attività proprio qui sul circuito tedesco. Credo fossero in tanti piloti che volevano vedere in live questa serata, purtroppo per problemi tecnici offerti dalla piattaforma russa, insomma da YouTube ci sono state troppe difficoltà, non siamo riusciti ad andare in live, quindi siamo all'opera con questa differita, all'opera anche Zampi per sopravanzare Miki Budo, ma non sembra essere positiva per lui la manovra perché Miki Budo resta davanti. Intanto ti segnalo Sdem che adesso sta per sopravanzare Poz Luca e l'abbiamo visto anche lo stesso Sdem che all'ultima curva del precedente giro ha superato Dottor Long. Dottor Long è andato leggermente largo e Sdem ne ha approfittato in accelerazione, è riuscito a superare il pilota Renault. Beh sì, per Stem adesso sta risalendo con la mescola hard, gli unici a partire con la hard è stato proprio lui ovviamente, poi Giovi che dalla pole è scappato, sta anche ringraziando Speri che è a 2 secondi e 3 e sta tenendo per il momento lì Andre 26, Advanced Apple, Andre 26 che esce a velocità di curvatura rispetto alla Mercedes di Speri e sopravanza il pilota prima della staccata di curva 2, particolare di vedere i piloti nella Sport quasi tutti hanno le proprie vetture poiché Andre 26 ha effettivamente la Haas, Speri la Mercedes e la freccia d'argento è davvero un setup alla Speri questo, velocissimo sul dritto, si infila anche Advanced Apple e prova ad insidiare alla staccata del tornantino alla seconda posizione di Speri, bellissima questa bagarre
con Advanzaplo che ha tentato un doppio colpo. Non so se a questo punto fosse Andrea 26 che stava restituendo la posizione a Spari, perché Advanzaplo è arrivato lanciatissimo, confido nel setup scarico di Spari, ma sembrava strano tutta questa differenza di velocità anche con la Toro Rosso di Advanzaplo, la McLaren di Dead. Poi c'è Mickey Booth in sesta, Zampi in settima posizione, Zampi in sport alla Mercedes, Stem invece si ritrova accasato nella Toro Rosso, particolare come situazione. E poi c'è anche Raffo Idex in casa McLaren. Raffo che sta arrivando su Brian, esordio totale da zero, sì, anticipa di parecchio le frenate, ha qualche difficoltà in trazione, credo siano le prime volte per lui con la guida senza alcun tipo di aiuto. Raffo Idex che fa un grandissimo sorpasso all'esterno, ma contro un pilota in queste difficoltà diciamo che non vale così tanto, però è un buon modo per togliersi la ruggine. Per Brian saranno importanti questi chilometri, specie soprattutto per affacciarsi ad uno stile di guida, un tipo di guida, sì, senza alcun tipo di aiuto elettronico, ma soprattutto all'attenzione con i tagli, con lo stare in pista, quindi sicuramente non facile. Azione anche tra Stem e Zampi, un Stem che ha sopravanzato l'Alfa Romeo di Zampi, però resterei davanti con Speri, Advanzeppo, Leandre, peccato per il ritiro che intanto arriva per Lunatics. Occupava il quinto posto, era scivolato in undicesima, non so cosa è successo per lui. Credo Virtual Safety Car, perché hanno rallentato tutti. La grafica non mi aiuta. Sì, ecco. Confermo. Confermo, Safety Car virtuale per l'incidente di Lunatics al primo settore. Non abbiamo visto esattamente dove, molto probabilmente in curva 1 più o meno, calcolando dove stavamo in diretta. Più o meno possiamo stimare quella la posizione di Lunatics. E allora possiamo, ringraziando Lunatics, fare un recap di che cos'è questa serata Formula Open che arriva in Germania per il quinto round stagionale. Almeno voi non avete potuto vedere le qualifiche, siamo in differita per la gara che si è disputata l'8 gennaio, mentre che Advanzeppole e Speri fanno cose sotto regime di Virtual Safety Car. Attenzione ragazzi, perché le penalità del gioco potrebbero essere molto severe. È ripartita in questo momento la gara con Andrea 26 che arriva nei loro confronti abbastanza lanciato. Qualifiche si sono disputate sotto una pioggia battente, c'è stata la pole di Giovi, tutti quanti all'attacco della pole position con mescole intermedie, tutti i piloti ovviamente militanti dei campionati da regolamento, come da regolamento non hanno potuto disputare le qualifiche, ciò ha giustificato la partenza dal palo per Giovi e via via Lunatics in seconda posizione e poi tutti gli altri. Continua la bagarre intanto tra Advanzeppol, Speri, Andre 26, sarà una bagarre molto emozionante che rivedremo sicuramente anche nei campionati, me lo auguro di vedere Patrick a giocarsi qualche posizione nobile con il buon Andre 26 da Advanzeppol. Patrick in questo momento si vede sverniciato proprio in trazione dalla AS di Andre 26 che adesso mette nel mirino Advanzeppol. Tanta azione in pista, come detto, soprattutto con i piloti un po' più in difficoltà. Per ora a livello di ritmo se l'ha cavato davvero bene Giovi, che tra l'altro è partito con la mescola hard, quindi dovrebbe essere in sofferenza rispetto alla media di tutti gli altri piloti. Come detto, c'è molta curiosità per le gomme, per capire a livello strategico, me in primis, cosa fare per quanto riguarda la strategia al 50% come distanza di gara. Sicuramente la sosta singola aiuta, è la scelta migliore, ma bisogna capire quale gomma e quando andarla a montare. Anche sì, qui abbiamo tra l'altro diverse strategie e anche diversi modi per usurare la gomma, dipende molto dallo stile di guida del pilota. Infatti abbiamo visto, attenzione, perché c'è Dede che ha toccato la posteriore destra di Patrick Speri, sì. Per fortuna nessuna conseguenza, non vedo flap rotti. C'è anche Andra all'attacco di Advanzeppo, mentre che c'è stato da registrare il ritiro di Brian, testa coda in trazione da curva 8, proprio alla fine del T2, va dentro Andrea 26 al tornantino nei confronti di Advanzeppo, tenta di fare lo stesso anche Dead nei confronti di Speri, non riesce la manovra, bandiere c'è ancora esposte nel T1 e nel T2, è rimosso proprio in questo momento un leggero errore di Andrea 26, con un lieve sovrastesso in una curva dove si percorre in pieno senza troppe difficoltà. Particolare la cosa che 5 gare disputate in questo periodo di festività sono uscite, 4 gare disputate in questo periodo di festività sono uscite 5 virtual safety car. Io non vorrei che ce le stiamo giocando tutte ora nelle feste per poi durante i campionati non vederla nemmeno. Ok, non è una safety car, però almeno una virtual è un inizio, è qualcosa di diverso in più nei campionati, sicuramente nella zona, nei giri di gara che potrebbero portare il pilota a effettuare una sosta nel campionato, quindi sarebbe molto molto più interessante, sarebbe gradita la presenza. Auguriamoci quindi che
questo 2020 si snodi in un buon modo. Sembra che qualcosa siamo riusciti a smuoverlo. Si smuove anche la situazione anche tra Asperi ed Dette. È il terzo sorpasso della serata che vedo a curva 2. Non è un buon punto per il sorpasso, perché poi si offre al pilota che si è appena sopravanzato il DRS, e qui sul dritto Speri con anche quasi mezza ruota sull'erba si scambiano un bacino sul dritto Speri e Dette per questa quarta posizione all'interno, la traiettoria più interna, si agganciano i due con Dette che resiste all'esterno. C'è, non so, forse un piccolissimo colpetto di lag per Dette oppure le vetture che si sono risincronizzate e quindi Dette era tornato indietro, poi ha alzato il piede lasciando la posizione a padre, che i due stanno perdendo contatto adesso dalla coppia che si sta giocando il podio. E forse anche un errore di advance, proprio che è 1.6 da Andre 26, che invece sta ricucendo a sua volta su, su Giovi 1.6. Podio onore anche ai piloti nelle retrovie. Miki Budo sesto, stranissima in qualifica la squalifica dalla sessione sia per Miki Budo che per Ferra, che o sono usciti troppo lentamente dalla pit lane oppure forse hanno toccato delle barriere, non sappiamo. Hanno ricevuto una squalifica per blocco addirittura della corsia dei box. Prima volta assoluta che mi trovo a commentare una cosa del genere. Spero di non riceverla nei campionati. In questo periodo di festa abbiamo visto davvero tante. Abbiamo iniziato il 2020 con Napolitano che ha fatto le acrobazie in Canada, decollando con la sua danza in Formula 2. Adesso queste squalifiche, un disastro a livello di server per YouTube, su Formula Italia TV, perché ci abbiamo provato in ogni modo con OBS, con lo share, ma davvero sì, da mezz'ora che stiamo sbattendo con YouTube. C'è anche Stem ad insidiare Miki Budo al tornatino dall'esterno, tenta di incrociare la traiettoria Stem, favorire la trazione, ma questa gomma hard ancora non ne ha nei confronti della media di Miki Budo, che ha la traiettoria più interna, però lascia molto spazio Miki, molto corretto nel ritagliarsi invece la traiettoria esterna per mantenere questo sesto posto. I due perdono un pochino di tempo entrambi, però fanno davvero un bel traverso poi in trazione a curva 9 prima di entrare poi nell'arena, in quel che resta del vecchio layout dell'Hockenheimring, quando ci si tuffava per oltre 10 km in tre rettilinei, tre chicane, teatri della splendida prima vittoria di Barrichello in Ferrari e anche del contatto Salazar-Piquet. Insomma, per quanto riguarda l'Hockenheimring, nel cuore dei vecchi appassionati c'è davvero tanto, ne abbiamo ricordato più volte nel corso degli anni. Sicuramente la prossima settimana, quando soprattutto avremo più tempo e saremo più organizzati, ci sarà anche più calma, perché i campionati c'è sempre quella fase di studio dove abbiamo un po' di tempo per dedicarci, addirittura con il buon Enrico, a curiosità sia per i piloti che per le nazioni che andiamo a visitare in questo tour virtuale. Giovi intanto è stato sopravanzato da Andre 26, mentre facevo questo excursus al tornatino Andre 26 si è preso la posizione. E forse anche Stem sia all'esterno questa volta al tornatino in confronto di Miki Budo, che resta davanti. Bello questo duello tra i due, con Miki Budo che ci tiene a tenersi questa sesta posizione nei confronti di Stem, che con la hard forse in questo momento gli converrebbe risparmiare un po' di airs e carburante, accodarsi al ritmo di Miki, che sembra abbastanza simile, soprattutto evitare questi traversi in trazione che vanno a stressare il suo pneumatico. Alla hard la media tiene ancora un po' per qualche giro, visto che hanno un ritmo così simile, forse può risparmiare uno o due giri per poi rilanciarsi di nuovo. Non ho la minima idea di quando vedremo la sosta, ma a cuore aperto questa volta l'ho detto, sia per la media che per la hard. Credo 15esimo per la media, forse 22 per la hard, per poi montare 12 giri, ma anche 10 con la soft. Stem ha preso Miki Budo. Sì, i due sono ingarellati da 2-3 giri in una lotta molto pulita, si sono lasciati giusti spazi, fa bene entrambi i piloti. Stem purtroppo l'abbiamo tentato, arriva in questo momento l'azione di Stem dall'esterno, vediamo se ancora una volta tenta di restare all'esterno, favorire l'incrocio, tiene ancora grande modo la posizione Miki Budo. Stem purtroppo, dicevo in precedenza, l'abbiamo etichettato in passato come un pilota troppo garibaldino, che deve non è riuscito mai, anche ad esempio l'anno scorso in Prime, tante vittorie le ha perse purtroppo con dei contatti al via di, tra virgolette, inesperienza. Anche qui si vede il nervosismo in questi controlli in trazione, non sta riuscendo a sopravanzare Miki Budo, e quindi magari c'è quel momento in quale la vena si chiude e dice no, insomma devo passare, sto perdendo tempo.
invece in questo modo a lungo andare, soprattutto perché è il quarto giro che i due stanno battagliando con questa mescola. Stemman sì, ok, sta perdendo tempo, ma così facendo sta un po' bruciando, sta perdendo la prestazione che potrebbe poi offrire la mescola hard, quindi va bene questo duello, ecco. Magari è la volta giusta per capire qual è il momento adatto per colpire, magari addirittura inventarsi qualcosa di diverso al tornatino, un attacco all'esterno, oppure approfondire la staccata all'esterno, andare più profondo, inventarsi qualcosa di diverso, un incrocio in trazione. Vediamo cosa decide di fare in questa tornata. La quarta volta prova ad insidiare Miki Budo, tre volte all'esterno, una all'interno. La volta all'interno è stata certamente più prolifica, più positiva per lui, però nemmeno in quel modo è riuscito a sopravanzare. Chiude la manovra nei confronti della Racing Point. Dietro di loro ringrazia Zampi per risalire, sta risalendo anche Raffo Idex, che ha sopravanzato l'altra Alfa Romeo di Pozzuca. Undicesimo posto per ora per Bierlong, dodicesimo Ferra. Da segnalare purtroppo i due ritiri dei piloti che nemmeno partecipano ai campionati ufficiali, Brian e Lunadix. Speriamo che magari per Brian con molta difficoltà sarò il primo ad invitarlo nei training days che ripartiranno assieme ai campionati al mercoledì, davvero delle serate molto piacevoli dove tra piloti dei campionati ufficiali e non ci si trova per girare, scambiarsi un po' di curiosità sulla vita in generale, no, non è vero, sui setup, sulle cose più importanti, però ecco, si fa anche community, si sta insieme, si passano, come detto, davvero delle belle serate, un'ottima iniziativa da parte del buon Lopeschi88. Nel corso di queste feste abbiamo avuto diverse in realtà occasioni per i piloti non iscritti ai campionati di poter correre questa gara di Formula Open, diverse con la Formula 2 che ci ha trattenuto nel corso delle festività, quindi queste due categorie andranno in pausa dopo la gara, questa gara in Germania, la quinta della Formula Open, andranno in pausa per tre settimane, dar spazio ai campionati ufficiali per poi ritornare verso fine gennaio. Quindi se si è interessati a voler correre, si arriva nel periodo tra virgolette peggiore, perché la lista adesso è quella per i sostituti. Brian intanto ci saluta dopo il ritiro, la lista sarà quella per i sostituti, magari qualche pilota che entrerà fisso nei campionati ufficiali, è stato riammesso Chris 83 nella Prime League, quindi va a dare man forte alla categoria cadetta al 50%, però tra sostituzioni e piloti ufficiali potrà ripartire bene anche i campionati che magari hanno arrancato un po' in quanto a numero di piloti partenti al via, poi a livello di spettacolarità in pista quei pochi ma buoni hanno regalato delle gare incredibili in Pro League, e si pensa che spesso si è partiti in 11-12, però degli 11-12 che si sono giocati quasi tutti la vittoria. Intanto Dede all'interno su Giovi, sì. Uno spostamento, vediamo se ce la fa, rigoroso in frenata da parte di Dede verso l'esterno, accompagnato discretamente Giovi. Per Dede anche uno scatto in avanti, speriamo, ho più paura dei server in generale oggi, perché per Dede anche per lui ci sono state diverse difficoltà in qualifica. Esatto, certe volte si vedono dei micro lag un po' in generale, non credo che sia un discorso di singole persone in singole persone, ma credo che sia una cosa abbastanza in generale dato appunto tutti i problemi che prima hai descritto. E volevo fare una piccola riflessione riguardo le tanto Dead Airbox, ecco, infatti per l'appunto, esatto, per l'appunto volevo fare una piccola riflessione sulle soste. Volevo dire che da lì a poco, per l'appunto, ci sarebbero state le soste ed ecco qua, neanche ho finito di dirlo. E abbiamo quindi le soste, ovviamente per Andre 26 la hard, per Dead 95 anche per lui la hard. E per quanto riguarda SDEM, ok, è 14 giri con la hard. Prima abbiamo visto una guida un po' nervosa, e infatti la tua riflessione poi viene confermata circa appunto lo stress delle gomme, perché comunque stando in scia e facendo tutte quelle correzioni comunque si vanno a surriscaldare per bene le gomme, sì. E quindi lì c'è uno stress abbastanza importante. Intanto Zampi, vediamo se riesce, no, rimane stato dietro a Dede. È stato sopravanzato da Dede, è uscito lanciato dalla pit lane del DRS nella parabolica, un po' fributata dalla Germania, dal circuito di Monza.
almeno sulla carta quella risulta come una parabolica, la lunga piega è verso il tornantino, verso sinistra, e sì, diciamo, avrei una riflessione sulle gomme, però prossima settimana ci sono i campionati, me la tengo per me, ecco, faccio, mi nascondo un pochettino per mettere un po' di pepe alla sport. Torna in box anche Patrick, mi permetto di dire che non la trovo, almeno poi a livello strategico non faccio queste grandi invenzioni, non la trovo molto utile fare 14 giri di media, se poi la differenza con la hard sono 5 giri dove poi metti la media. In premis tirerei ancora un pochino di più la hard, soprattutto se è tenuta bene, e poi la soft 10 giri li faccio, credo. Zero prove su questo circuito, senza togliere nulla ai piloti, però ecco, la trovo una strategia forse troppo conservativa, forse troppo. Forse. Allora, in linea ideale è come dici tu, in linea ideale, ovviamente, cioè, quindi... Poi ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè un'infinità che magari... Esattamente. Intanto, Dio, Zampi all'interno di Dr. Long riesce a mantenere la posizione sul pilota Renault, lo fa al curvone ed ha anche un'ottima accelerazione nonostante siano ancora fredde queste gomme. So, detto questo di prima per i piloti che si sono fermati, pensa a cosa posso dire di Advance Apple, che l'ha addirittura allungata questa media se poi devi mettere la hard, oppure sorpresone mette la rossa, no, arriva la hard, non lo so, dati comodi per me, grazie ragazzi per poi con i campionati, dai, un pochino di Goliardi di Advance Apple che ci ha messo un po' tanto a ripartire dalla piazzola, non so se è uno stop, sì, evidentemente di solito quando fa così è perché cambia l'aria e noi non lo vediamo, sì, graficamente, visto. Allora, forse un contatto, ancora di meno perché ha allungato questa sosta, perché adesso si ritrova dietro a Patrick ed anche di parecchio, quasi 2 secondi. Tra di loro c'è anche Raffo Idex che si era fermato al termine del primo giro, coinvolto in un contatto ai box. Azione anche per Poz Luca, parte l'alfiere di questa sera in vesti Alfa Romeo, ovviamente Formula Open, lo ricordiamo, aperta a tutti, quindi non c'è alcun tipo di classifica costruttori, i piloti in stanza scelgono la vettura che più gli aggrada, c'è giusto una classifica piloti estremamente indicativa, perché poi la lista non viene più dettata come era in passato, fino al 2017 i primi 5, diciamo, del campionato piloti della Formula Open poi potevano accedere a Sport Pro con le sostituzioni, adesso viene stilata una lista che considera molti più criteri, indirizza già i piloti in determinati campionati inizialmente con le sostituzioni, se poi c'è lo spazio e soprattutto l'interesse da parte del pilota si può anche accedere eventualmente come piloti ufficiali nelle varie categorie tra Prime Sport e Pro League. Step per diverse posizioni, ma poi che torna ai box e mette la media, ecco, Stem ha fatto quello che Advanced Apple anche lui, cioè Advanced Apple ovviamente ha fatto la sosta il giro prima perché stava davanti, Stem il giro dopo, diciamo che idealmente è più consono a quello che stavi a quello che stavi dicendo tu. Attenzione a Advanced Apple che passa Raffo Idex, un Raffo Idex che ancora deve andare a fare la sosta, quindi ancora più in linea da quanto detto da te prima, in modo tale che così magari andando a fare la sosta, quindi o Raffo Idex mette le gialle adesso e potrà sfruttarle al massimo fino alla fine della gara, oppure aspetta ancora un po' e magari può montare le gomme più morbide. Che Raffo la sosta l'ha fatta già al primo giro, era partito con la media, è passato alla hard, non so se ha un'altra media dalla qualifica, perché l'assenza è stata rifatta anche per discrete disconnessioni proprio in qualifica per evitare problemi con la stanza. Vai box adesso Raffo Idex, quello sì, che è impossibile chiudere è ciò che sta facendo Giovi, cioè lui ha avuto la fortuna, se l'è ritagliata la fortuna, di partire dalla pole, scappare i primi giri, mettersi sereno e soprattutto quando è stato ripreso di non battagliare e lasciare spazio agli altri, andate al massimo agganciarsi e tirare con il DRS, quindi io farei ciò che sta facendo Giovi, allungarla di parecchio questa hard, perché con i tempi non sembra crollare, soprattutto con le temperature non credo si abbiano queste grandi difficoltà, forse un po' l'anteriore destra perché il T3 è abbastanza stressante per quel tipo di mescola, ma
sono poche le curve verso sinistra stressanti in questo circuito, quindi non so il livello di trazione, è abbastanza severo come circuito. Ti segnalo Patrick Sperry all'esterno. Che cosa stava facendo Patrick? Si era alzata tutta la curva, proprio alla Mercedes curva. Si erano alzati tutti quanti, con la Mercedes stava sovranzando all'esterno. Advance Apple, purtroppo la pista è finita all'esterno, non c'era abbastanza spazio per tenere la sua vettura. C'è Ferra con Pozluca. Ora diamo un po' di spazio anche a Ferra e Pozluca. Credo che stia andando lunghissimo. Sì, tira il freno a mano, getta l'ancora per frenare la sua Alfa, però è andato lunghissimo nella via di fuga al tornantino. Giovi e box e mette la media. Forse tirarla appena dietro da Advance Apple. Quindi in una virtuale terza posizione, se non vado errato. Okay, sì, ma sicuramente se la riprenderà subito la posizione, perché mescola più morbida e anche dei giri di vantaggio. E diciamo che entrare al ventesimo giro per lui è stato fondamentale. Può tirare, è infatti già da subito. Anzi, Giovi ringrazia pure. Non è una cosa negativa il fatto che Apple l'abbia superato all'uscita dei box, perché grazie appunto a questo lo stesso Giovi è riuscito ad attivare il DRS. Ma grande a livello strategico la scelta di Giovi, molto molto interessante questa come strategia, farsi 20 giri con la hard. Non so, a questo punto forse nei tempi si perdeva troppo, resistere altri 4 per montare la mescola soft, anche ovviamente a livello di gara si è trovato, magari ha visto quella finestra utile per mettersi in scia ad Advance Apple, quindi ha deciso di anticipare la sosta. Bel GP, interessante, vediamo se magari nel finale forse è giusto Raffo Idex. No, vale, sì, diciamo che Giovi, secondo la mia interpretazione, ha scelto una cosa più tranquilla, perché andare a mettere la mescola più morbida magari può avere un cliff totale verso la fine, un po' rischioso. Invece se metti la gialla ti metti una media molto tranquilla e alla fine ci arrivi. Partire dalla pole con la hard quando tutti gli altri hanno la media, con magari qualcuno poteva impazzire e mettere la soft, diciamo lì non è stata molto tranquilla la scelta, è stata fredda ma molto intelligente in ottica futura. Quindi davvero finora un bel GP per Giovi. Adesso ne abbiamo parlato benissimo, succederà qualcosa sicuro, ormai è sempre così. Sì. Molto bene, però quello che diciamo e le nostre gufate valgono solo se la gara è live, almeno questa è una statistica. Beh, siamo differita, come detto, con la Formula 1. Siamo differita, quindi sicuramente non accadrà nulla. E anzi, con la differita, il fatto che abbiamo iniziato così al volo, quando le vetture stavano per partire, non ci siamo presentati questa serata. Ovviamente mi avete riconosciuto, soprattutto abbiamo parlato delle gufate. Raffaele Lelli, per voi Hiroshi, abbiamo il commento e la regia, ci abbiamo provato in qualche modo di andare live, ma no, YouTube ci ha messo lo zampino. Del buon Alessandro Pietracatella Bendicott, buonasera. Buonasera a tutti di nuovo. Grazie. E l'avete sentito in maniera sporadica ogni tanto entrare in conversazione, in collegamento dalla stanza dei monitor, la direzione di gara del buon Andrea Badolato. Ciao Andre. Piacere Andre. E dunque, l'abbiamo detto, tutto quanto è ripartito qui dalla Germania, che sarà banco di prova interessante questa serata. È stata finora banco di prova interessante per quel che sarà la prossima settimana, quando dal 13 ripartiranno i campionati al solito lunedì con la Sportel, mentre che c'è azione tra Raffo Idex e Zampi. Raffo Idex che svernice a Zampi, vantaggio di mescola per la McLaren di Raffo. Diciamo, ripartiranno i campionati da lunedì con la Sport, martedì la Pro, giovedì la Master e venerdì la Prime League. Ci sarà azione sicuramente il 9 di gennaio, non dico domani perché è difficile. Stasera. È vero, effettivamente, non so però quando lo carichiamo questa, se domani. Allora ieri, mi sa. Nel dubbio, il 9 gennaio c'è un evento su GT Sport, il Kentucky Kid Night, a Laguna Seca, quindi circuito da poco introdotto su GT Sport, con vetture di gruppo 3 e gruppo 2, diciamo vetture turismo di matrice giapponese, che mantengono le linee essenziali delle vetture asiatiche, ma che poi sono davvero dei mostri, delle astronavi all'interno, davvero incredibile, soprattutto dagli onboard che abbiamo visto di diversi piloti, dalla visuale dal casco, dagli occhi del pilota, davvero
molto molto interessante questo mondo dove ultimamente ci stiamo cercando di espandere. I bus inizialmente in maniera più leggera, poi si vedrà in futuro se partirà anche qualche diverso campionato anche con i ragazzi di Project, se sta studiando qualcosa per espanderci sulle ruote coperte. Stampi per un momento aveva insediato Raffoidex, ma un nulla di fatto tra i due sul circuito dell'Hockenheim Ring. Lo abbiamo detto che era estremamente più ricco di pathos il vecchio layout. Sono rimaste 17 curve e 4574 metri per invece questo nuovo disegno. Al solito un taglio dalla curva 1, si tirava dritto, ci si tuffava nel cuore delle foreste inglesi, invece si taglia verso curva 1, veloce, secca verso destra, sarà soggetta di grande attenzione da parte della direzione di gara. Per il momento ho visto i piloti abbastanza precisi con i limiti della pista, non ci sono state grossissime penalità. Sì, tutto sommato sì, devo dire abbastanza bene. E vedremo anche a livello di meteo, ovviamente con i campionati. Questa sera abbiamo avuto la qualifica che è iniziata una pioggia abbastanza leggera, si è intensificata e poi è di nuovo diminuita, tant'è che pensavo che qualche pilota tentasse l'azzardo con la mescola slick. Sarebbe stato bello che anche i piloti dei campionati potevano avere l'occasione di disputare la qualifica, avrebbe solo per questa serata reso tutto più interessante, ma poi come da regolamento ciò non è possibile. È anche particolare che questa sera le iscrizioni per la Open sono diminuite parecchio da parte dei piloti non partecipanti ai campionati, quindi abbiamo tipo 11 dei campionati ufficiali e 3, no, 10 dei campionati ufficiali e 4 non militanti nei campionati, quindi è stata particolare anche questa situazione. Tanto Sdem è vicinissimo a Patrick Sperry. Poi abbiamo Zampi, anche lui vicinissimo, ma a Raffoidex, e abbiamo anche Dr. Long a 4 decimi da Pozzluca. Beh sì, per Long fa bene un po' di pagare, soprattutto in ottica Prime, visto che Pozzluca ne ha fatte di diverse di gare in Prime League. Stem intanto va all'attacco proprio di Sperry, ancora una volta a curva 2, molto, è tipo il quinto sorpasso che vediamo in questa curva adesso. Che ha fatto un errore Patrick in trazione, è andato di traverso, però credo che riuscirà lo stesso sul dritto grazie al DRS di una Mercedes con le ali scarichissime a sverniciare la Toro Rosso di Stem. Gli ha portato via lo sponsor Toro Rosso, ci ha lasciato un adesivo Alfa Tauri, ha detto attenzione, il contatto di nuovo tra i due. È tipico davvero quell'aggancio tra le vetture in trazione, magari con il pilota che si distrae, che non si aspetta che l'avversario è ancora all'esterno. Sì, infatti io onestamente non me l'aspettavo, Raffaele, perché in effetti Patrick Sperry è andato un po' più largo rispetto a Sdem e ha fatto la curva più rotonda, però stranamente ha avuto un'accelerazione migliore con le gomme più dure. E infatti neanche io me l'aspettavo questa accelerazione migliore rispetto a Sdem di Patrick Sperry, non me l'aspettavo proprio. Credo che siano le situazioni che si generano dall'incertezza, diciamo. Mamma mia, stava per tamponare Patrick, dice in grazie curva 1 è arrivato troppo più forte della Mercedes di Patrick, che credo sia anche molto furbo. Infatti guardali entrambi come no vai tu, vado io, no vai tu. Poi credo che Patrick in quel frangente riuscì a curva 1 spegnesse l'Hertz per risparmiare e soprattutto ottenere lui il action point e di nuovo fatti il DRS nei confronti di Stem, che stava anche parzializzando, stava cercando di non passare la Mercedes. Furbo e ingegnoso il buon Patrick, quindi nel difendersi questa quinta posizione nei confronti proprio di Stem, entrambi militanti in Prime League nella passata stagione. Non c'è mai stato, non ricordo, il confronto fisico tra i due corpo a corpo in pista, nonostante le svariate occasioni in Prime League. Non mi pare di ricordarlo, effettivamente erano sempre un po' lontani, sembrava tra di loro, nonostante si giocassero la vittoria o comunque qualche zona podio, qualche piazzamento. Sì, il tema è entrato anche dopo. Sì, dall'Azerbaijan, attenzione alla sua curva, entrambi appagliati, mamma. Questa sì che si può più definire parabolica, molto difficile la percorrenza dall'esterno, oltretutto il grip è davvero poco, perché ovviamente la traiettoria ideale prevede il punto di corda interno, insomma, un po' come in ogni tipo di curva. Vediamo come si rivolve, diciamo, di nuovo la situazione in uscita da curva 1, con Patrick che resta lì, parzializza anche leggermente, oltre a risparmiare completamente l'Hertz, è carichissima la sua batteria.
Questa volta sarà Stem ad avere il DRS e vediamo se il setup più scarico della Mercedes aiuta Patrick a difendersi. Ha un buon margine, per ora 3 decimini, quindi Stem potrebbe arrivare proprio negli ultimi metri. Guadagna davvero poco nonostante la scia del DRS. Arriva alla fine, anticipa forse la staccata Patrick. No, è profonda quella di Stem, che ci sta e prende con una splendida manovra la quinta posizione. Ottimo il sorpasso di Stem, forse poteva andare leggermente più profondo Patrick, ma credo volesse tentare un incrocio. Il contatto, sfiorano il testa coda entrambe le vetture, con Stem bravo a gestire la sua vettura di traverso. Ancora sbanda la Toro Rosso di Stem, che sta chiedendo davvero tanto in questa sera dai suoi pneumatici, prima con la Hard, nella bagarre con Mickey Ludo, adesso con Patrick Speri, che ci sta provando in tutti i modi a entrare in top 5. Per il momento sul podio Andre 26, Dede e Giovi. Andre 26 e Dede si sono presi le posizioni e poi sono scappati di ritmo, quindi un messaggio anche importante. Dai, mettiamo un po' di pepe in lotta per il titolo che mandano a Dovi Power. Magari dopo andremo a snocciolare un po' di passo garbo per quanto riguarda ovviamente il buon Dovi, per quanto riguarda la corsa al titolo in Sport League, che si è delineata tra Andre 26 e Dovi in Sport, aperta a 4-5 piloti la lotta al titolo per la Pro più costante finora. Mazzo che cioè gli permette di ottenere la vetta per una trentina di punti su una Puritan. Arriva di nuovo Speri nei confronti di Stem, si riprende la quinta posizione, vediamo se riesce a chiuderlo questo sorpasso. Credo di sì, alla traiettoria interna, e ce la fa. Però Stem ha favorito la trazione, un leggero traverso, segue un po' di short shift per tenere meglio la sua Toro Rossa. Allora di nuovo verso la Mercedes curve dall'esterno Stem, non ce la fa, la curva è molto secca, chiude verso sinistra, anche più di 90 gradi mi sembra come curva, che risale nel momento in cui si va in trazione, si è sterza ancora per diversi metri verso sinistra, quindi non 100 però tra un 90-95 gradi, dai, verso sinistra come grado di curvatura. Intanto Raffo Idex su Miki Buda. Raffo sì, ottiene la settima posizione. No, 6 secondi da riprendere a Stem, nonostante questa par sono un po' troppi. Vediamo se con la mescola media ce la fa. C'è da dire che anche Patrick sta facendo sì questa difesa con un setup più improntato alla velocità massima, ma con una gomma di differenza. Quindi è grande finora la prestazione di Patrick, magari anche nei campionati, visto che Stem è uno che di punti ne ha fatti finora. Speriamo che per Patrick possa di nuovo rientrare in zona punti. Per i piloti provenienti dalla Prime, all'inizio stagione c'era un po' tutti quanti hanno detto: sarò felice anche di fare solo qualche punto di sport, vorrei essere il primo della vecchia Prime. Stem lungo! No, ha sbagliato. Allora, l'abbiamo visto in onboard. Abbiamo visto in onboard all'uscita di curva 2, Stem è uscito leggermente fuori, tanto quanto è bastato a fargli fare una correzione, ma a quelle accelerazioni fare una correzione vuol dire perdere un distacco, avere poi un distacco importante. E che cosa è successo? Lui ha provato alla staccata, la staccatona, però purtroppo è andato lungo. Infatti sì, è inutile poi l'aggravante è stato appunto bloccare le ruote, perché poi quando blocchi le ruote scivoli invece di frenare. Non è che non freni, però la frenata è limitata, quindi è andato lungo e ha rotto il flap. Quindi attenzione, perché con un flap rotto qui... Ma Raffo gli ha preso 3 secondi in un giro. Raffo Idex è infatti... Quasi 3. Infatti. 2,5, complice anche questo contatto. Sì. Infatti è questo che si riapre. Attenzione, Stem deve stare molto attento, perché già 2 secondi e 9, 2 secondi e 8. Attenzione, guardate il distacco come scende in maniera importante, perché Hockenheim è un circuito che serve tantissimo carico aerodinamico. Mamma mia, che bellissimo scarto verso sinistra da parte di Miki Budo, che ha tentato il sorpasso, ma poi si è dovuto riallineare. Attenzione, bandiera gialla, settore 2, settore 3, ora soltanto nel settore 3. E intanto, nonostante la lotta tra Miki Puto e Raffo Idex, stanno ancora guadagnando nei confronti di Stem. Stem deve riuscire a non uscire fuori dal secondo, ora e 8 decimi, per poter approfittare del DRS scia di Patrick Speri, che adesso, attenzione, è molto borderline, 9 decimi, un secondo preciso, attenzione. Stavo
per evidenziare la bella prestazione di Miki Budo, perché dopo aver subito il sorpasso a Raffoidex era rimasto aggrappato a Raffoidex, che non è uno che quest'anno sta andando piano, anzi dalla Prime è quello che ha fatto il salto più grande, addirittura la vittoria in Azerbaijan, che è complice un finale thrilling nell'ultimo giro per Toby Power e Andre 26 arrivati al ritiro, testa coda di Advan Seppola, insomma in meno di un chilometro è successo davvero di tutto con una vittoria rocambolesca, quindi per Raffoidex, però la velocità a livello cronometrico c'è stata, e come Miki Budo invece era lì aggrappato a Raff, un errore alla sud curva l'ha fatta completamente tutta di traverso, adesso addirittura sul dritto è andato sull'erba, credo sia un po' distratto, ricordo l'anno scorso in Messico un momento quadriartico con Framino che ammise di addormentarsi un attimo sul rettivo principale del circuito degli Hermanos Rodriguez, ritornò in pista nel DVT, poi a livello di montaggio ci siamo divertiti parecchio con le battute alla Fantozzi, lui stesso fece un'imitazione assieme al buon Enrico Masserini, quindi momento un attimino di sonno per il buon Miki Budo, però ecco a livello di prestazione sta sorprendendo parecchio, buona finora per lui la ottava posizione, come detto a livello di ritmo stava in questo momento con il Raff, e poi ovviamente il terzo posto per Giovi che fa davvero bene, spero di vederlo. Il sport è difficile perché in effetti si è in 17, un posticino c'è, però magari nelle piste dove non servono due direttori di gara potrebbe esserci spazio anche per lui. Credo che non vada bene per la Prime, la Pro non so se accetterà a livello di distanza di gara, però insomma ci sarà un buon spazio per lui, e soprattutto ha davvero una bella prestazione, felice che possa ottenere il podio. Finora i vincitori sono stati a Silverstone Mike 17 in Spagna, Re 97, Smokeman 845 in Cina e Pasquale 0043 in Giappone. Avremo in questo momento Fit Andre 26 alla vittoria, quindi sempre un nome seguito da un numero. Michele Scolaro, Simone Violo, Davide Semperboni e no, non ha vinto Pasquale in Giappone, ha vinto Matthew, Mattia De Campo, Matthew 99, sì, sempre Matthew, il numero c'è, sempre il numero però c'è, quindi Mattia De Campo in Giappone e Andrea Belfiore in Germania. Aspettiamo, manca ancora un giro, però credo sia abbastanza scritta. E ti dico, Raffaele, non è un caso che ci sia un numero a fianco a un nome, perché comunque da quando hanno inserito la possibilità in Formula 1 di scegliere il proprio numero, in tanti ce l'hanno un numero personale perché gli ricorda qualcosa, perché li lega in particolar modo ad un concetto o un ricordo, o semplicemente anche per una questione anagrafica, altri. E a Raffoidex è vicinissimo. Eh sì, alla scia del DRS nei confronti di Stem. Sì, sono rimasti due giri, ma è andato profondissimo Raffo, stava andando leggermente lungo anche, incrocia bene Stem, tiene ancora all'esterno la McLaren di Raffoidex, però in trazione riesce quindi a prendersi la sesta posizione, chiude anche senza troppo ritegno in realtà nei confronti di Stem, forse lungo, mamma, Raffo sta tirando certe staccate questa sera, sta consumando il freno, stava per tamponare Patrick, è un po' largo Stem in questo frangente, vedremo, per loro sarà un ultimo giro molto molto vivace, ultimo giro che è iniziato ora Andrea 26, a proposito di numeri stava facendo una bella riflessione Bendy. Sì, esatto, e diciamo che i numeri appunto sono legati ad un ricordo, ad un o anche appunto una questione anagrafica, e quindi non è diciamo un caso che la stragrande maggioranza dei ragazzi appassionati al motorsport ogni volta che magari vuole mettere un nick associa anche un numero, perché un numero è qualcosa appunto che li identifica. Allora è rimasta l'ultima tornata, 34 di 34, nel mentre che Andrea 26 sta percorrendo il titolo, viviamo per l'ultima volta. Attenzione, la parabolica. Attenzione però, Raffaele, vorrei segnalarti una cosa, che Raffoidex gli manca la bandella sinistra, tanto ci prova comunque. Forse ha tolto pure quella di destra oppure l'ha tolta Patrick, perché un flap è volato. Sì, è successo qualcosa. Anche se è andato mannaggia, passato Andre 26. Allora vince il Gran Premio di Germania con la Formula Open, transito in questo momento Dete e Giovi per concludere il podio. Quarto troveremo Advance, vediamo gli ultimi giri e le ultime curve tra Raffo, Advance Apple, Patrick Sperry e Stem. La Toro Rosso non è quella di Advance Apple, ma quella di Stem, che era andata esageratamente lunga prima di entrare per l'ultima volta nell'arena. Transitato Giovi da Advance Apple, buona prestazione per Giovi, ci perdonerà Andrea 26, ce lo siamo perso, meno sono perso sotto la bandiera a scacchi.
si è delineata in realtà la situazione adesso tra questi piloti. Forse ci saranno delle penalità inflitte dal gioco, giri richiesti ce ne saranno, però crediamo e speriamo non troppi. Transita Raffo Idex quinto, sesto Patrick Speri, settimo Stem, non cambiano quindi le posizioni in pista. Transita ottavo Miki Buda, soli 7 decimi nei confronti di Stem, quindi abbiamo una penalità di 3 secondi Stem. Nono Zampi, decimo Ferra, manca solo lui a concludere la top 10. Hanno già concluso Dierlong con la Renault in undicesima posizione, Pozzuk con la Alfa in dodicesima. La serata che abbiamo vissuto molto fast a pizzichi e bocconi, visto che siamo ancora in periodo di feste, quindi dobbiamo, anzi, abbiamo passato le feste, dobbiamo smaltire, quindi spizzichiamo e ci teniamo leggeri in vista dei campionati con gli approfondimenti, il studio prima della Master, le tante statistiche legate ai piloti. E riguardo ciò, come sempre vi rimando al forum, che sono fantastiche, più le vedi c'è l'albero delle sì, abilità, tanta roba, non perché lo dico io, ma onestamente. Ah, davvero. Questa volta Lore, Mark, Ernesto, tutti quanti hanno fatto un lavoro davvero incredibile. Festeggia intanto Andre 26 per la vittoria in Formula Open, davvero, come detto, per lui, soprattutto per mettere pathos, no, nella lotta al titolo. Spero che potrà essere una bella serata, che magari Toby Power possa andare a dormire dicendo: no, hai visto che passo, Andre, forse dobbiamo provare qualcosina in più per mettere un po' di pathos. Poi loro sono i primi a dire: ma no, è andata leggera. Fab ricorda: no, ma potevo fare di meglio. Però è normale, anche un po' a livello di psicologia, sono cose che si dicono, quindi va benissimo così. Andre 26 quindi ottiene la vittoria davanti a Dead Jovi, Edvan Seppel, Raffo Idex, questi primi 5. Particolare che per la seconda volta in 5 GP non ha ottenuto la vittoria chi è partito dalla pole, poiché Re, Mike e Smokeman l'hanno ottenuta rispettivamente a Silverstone, Spagna e in Cina. Poi la scorsa gara con la Formula Open in Giappone, pole per Pasquale, ma vittoria di De Campo, di Matthew. Questa sera pole di Giovi, ma vittoria di Andrea 26, comunque in zona podio il pullman, quindi una statistica che ci leghiamo a questa Open. Siamo in conclusione, poiché non abbiamo non avremo le interviste con i primi tre, andremo a raccogliere qualche parola ora nel post gara. Sì. Io vi lascio però prima con gli appuntamenti. Domani, ieri, oggi, il 9 avremo la gara con GT Sport, il Kentucky Kid Night. Se YouTube ce lo permetterà, chiaramente. Me lo auguro. La Open è saltata per una serata, tra virgolette ci può stare, perché no, nemmeno va tanto bene. Manderemo una lettera a YouTube che addirittura ha scambiato la gara di Formula 2 per l'eSports. Io, ok, che i nostri piloti vanno forte, però... No, aspetta, entriamo in un discorso poi particolare. Chiudiamo che è meglio. Direi di chiudere, sì. Ti ringrazio e buona serata, Andre. Ciao, grazie a te, buonanotte. A tutti, tranne che a YouTube. Esatto. Ringrazio anche il buon Bendy per la regia, il commento e in generale per aver ritagliato qualcosa di buono anche da questa serata. Grazie, grazie mille e alla prossima. Molto bene, siamo in conclusione come sempre all'appuntamento al 9 di gennaio con GT Sport, e poi dal lunedì prossimo, dal 13, riprenderanno i campionati ufficialmente, regolarmente, con Sport Pro, Master e venerdì la Prime League con il Gran Premio di Germania. Come sempre andate presto solo se fit non è live, e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Anche a YouTube, solo carbone. Oh.